Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di Commodore VIC 20 contro Commodore 128 e Commodore 128D. Qualcuno si starà chiedendo perché io stia confrontando il VIC 20, un home computer del 1980, il primo grande successo commerciale di Commodore, con Commodore 128 e 128D, un home e business computing del 1985. Presto detto, sia il VIC 20 quanto il Commodore 128 girano intorno al grande successo del Commodore 64. Commodore 64 è l'evoluzione di VIC 20 e Commodore 128 è l'evoluzione di Commodore 64, e Commodore 128 e 128D puntavano a sostituire il Commodore 64 con maggiore RAM e maggiore potenza. Mentre il VIC 20 con molta meno RAM ebbe un grande successo, il Commodore 128 e 128D con molta più RAM delle entrambe le macchine di VIC 20 e di Commodore 64, invece Commodore 128 finì relegato in margine avendo un flop commerciale. Ora c'è da capire come mai praticamente il VIC 20 ebbe un successo e invece il Commodore 128 invece no. Il successo del VIC 20 con appena 5 KB di RAM e 20 KB di ROM comportò, diciamo, uno stratosferico numero di computer prodotti e venduti, 2.5 milioni di pezzi tra il 1980 e il 1985. Ora il VIC 20 aveva troppa poca RAM per poter utilizzare dei videogiochi di una qualità apprezzabile, c'erano solamente 5 KB di RAM e con 5 KB non si potevano fare le ricerche di scuola, in quanto non c'era spazio in RAM per far girare proficuamente un word processor, uno spreadsheet e un database. De facto il Commodore VIC 20 era poco più che una console di gioco, che però era anche programmabile in BASIC, e nient'altro si poteva fare con il VIC 20. Non aveva senso comprare una stampante ad aghi per il Commodore VIC 20, non aveva senso comprare un disk drive per il Commodore VIC 20, che oltre alla inaffidabilità del disk drive del Commodore, il VIC 20 aveva troppa poca RAM per poter utilizzare la macchina in modo proficuo. Il Commodore VIC 20 però fu un grande successo commerciale, con 2 milioni e mezzo di pezzi venduti. Fu un grande successo commerciale perché fu il primo home computer. La gente nel 1980 non aveva idea di cosa fosse un computer e non aveva idea di cosa ci si poteva fare, e tutto appariva nuovo e rivoluzionario. Nel 1984, con l'uscita del Commodore 64, le vendite di Commodore VIC 20 crollarono, e nel 1985 la macchina del VIC 20 fu ritirata. Andiamo a osservare il manuale utente del VIC 20 commentandolo. Ecco il manuale del Commodore VIC 20. Già dalla prima pagina si capisce al volo che è un home computer. C'è un bambino, c'è una mamma, c'è un babbo, quindi praticamente è un oggetto da tenere in casa e non è un bene strumentale per un ufficio. Andiamo inoltre innanzi. Che cosa c'era? Allora, tanto era a colori. Eccolo l'indice, abbiamo quindi che cosa si trovava andando a spacchettare l'acquisto del VIC 20, che cosa c'era da conoscere prima sul VIC 20 prima di iniziare a utilizzarlo, l'utilizzo del monitor e della tastiera, colori e grafica, le animazioni, musica e suono, come era possibile, diciamo, conversare con il VIC 20, introduzione alla programmazione e una serie di appendici che poi andremo a visionare. Il manuale è appena 162 pagine,
quindi estremamente sintetico. Vediamo un po' cosa c'è. Eccolo qua, il VIC-20, praticamente possiamo dire che è identico al Commodore 64, cioè il Commodore 64 che era identico al VIC-20, ma comunque diciamo noi partiamo dalla visione centrica del Commodore 64, dato che ha un grande successo di circa oltre 16 milioni di pezzi. Questo è molto meno, a 2 milioni e mezzo di pezzi, ma comunque diciamo è piuttosto inferiore al Commodore 64 come numero di pezzi venduti, ma indubbiamente un grande successo commerciale di Commodore, il VIC-20. Come era possibile collegare la macchina, che era già ragionevolmente plug and play, nel senso che tutti questi collegamenti andavano fatti a macchina fredda, ma comunque diciamo c'era ben poco da installare. Si nota già nel manuale che sono elementi, diciamo, di disegni tipici per dei bambini. E qui si incomincia, ecco, al capitolo 1, che cosa c'è da sapere sul VIC-20. Anche qui le prime righe per scrivere, diciamo, il primo programmino in Basic e interagire con la macchina. 3583 bytes liberi, quindi praticamente non ci si faceva assolutamente nulla con Commodore 60, con il Commodore VIC-20, perché c'era troppa poca memoria e i programmini erano molto scarsi. Non si poteva di sicuro fare, diciamo, delle ricerche di scuola e quant'altro. Quindi se si scorre infatti il manualetto, ha un'area, diciamo, molto puerile e infantile, che mira, diciamo, a dare soddisfazione con poter le prime interazioni con il computer, l'utilizzo della tastiera, qualche esempio di programmazione un pochino più evoluta con dei cicli, ma comunque è ovvio che si capisce già dal manuale che qui il target erano dei bambini e sicuramente non un ufficio, questo era più che chiaro. La tastiera, l'opzione print, e qui ancora, diciamo, siamo già a pagina 25 e come programmazione non si va oltre il print 10 print ciao, 20 god 10 quindi voglio dire, dice già tutto. Qualche programma non più colori, con qualche colori, qualche opzioni che si poteva dare, colori del VIC-20 collegate, diciamo, ai tasti funzione, e vediamo un po'. Ecco, qui già si incomincia a parlare di locazioni di memoria all'improvviso, senza dire che cos'è la memoria, che cos'è un microprocessore, una serie di matrici per i colori, i numeri. Vediamo un po', qui si già le informazioni con il POC, che a mio avviso era un pochino troppo presto per dare queste informazioni con poca gente che non sapeva malapena accendere e spengere la macchina, nemmeno praticamente si erano date le informazioni per utilizzare il dischetto, insomma, diciamo il registratore, che già si cominciava a inserire informazioni sul POC, quindi non è sia questo manuale veramente fatto piuttosto male, ecco, perché colori estratti in modo caotico, quindi qualche disegno, combinare suono e colori, ma diciamo che non serviva un po' a nulla, ecco, era più un baraccone colorato che con, d'altronde, con la RAM che si ritrovava al VIC-20 ci si poteva fare poco o nulla. Animazioni, le animazioni con i caratteri speciali che dovevano servire a fare un po' di grafica, e quindi praticamente era poco più che una console di gioco leggermente programmabile, il VIC-20. Un listatino con qualche cosa. Vediamo un po', musica e suono, qui esempi, ma cominciamo qui per ora. Ci danno una serie di informazioni di programmazione senza spiegare niente di cicli e quant'altro. Quattro voci, va bene, del VIC-20.
tabella delle note musicali, che si arriva veramente a poco. Suonare musiche, vabbè, niente di particolare. Conversare addirittura con il proprio computer, con programmini proprio minimo indispensabile, niente di senza alcuna scelta, senza niente praticamente, niente di più. Si introduceva qualche cosina qui con le variabili, si spiegava cosa sono il basic del VIC-20, era veramente minimo. Qui si danno informazioni dei cicli e poi qui per ora io ancora non ho trovato come andare a utilizzare il registratore. Appendice, vediamo cosa c'è, da cosa era composto il diagramma di flusso del Commodore VIC-20, che ora come si fa a proporre un diagramma di flusso di un computer senza non aver dato un minimo di informazione generale a dei bimbetti che neanche sapevano cosa fosse un computer. Definizioni piuttosto aride sul, vabbè, registratore, la porta seriale, appendici, l'utilizzo delle cassette, un minimo di procedura. Appendice del basic, qui c'erano le variabili, alcuni operatori logici, listato, caricamento, processo, salvataggio, verifica, istruzioni, data, vettori, un ciclo, input, subroutine, goto, go sub get input, segnazione di variabili, gestione di file. Diciamo che qui il basic lo si imparava, però ci si arrivava in modo piuttosto brusco, senza aver dato, diciamo, una minima infarinatura. Cos'era il registratore, come lo si poteva usare, cosa si poteva agganciare, come appendice il manuale, veramente orrendo questo del VIC-20. Perché i ragazzetti, oltre che appena comprato queste macchinette, già ci potevano fare poco con questo computer, però appena il minimo indispensabile per caricare e processare un videogioco, altro non ci si poteva fare. Manuale indubbiamente piuttosto scadente, risente del fatto che la macchina è quella che è, e con 5K di RAM ci si fa praticamente nulla, cioè una mazza. Però diciamo già si capiva che VIC-20 era qualcosa che era un computer da famiglia, e di fatto era una console di gioco che poteva essere per un minimo programmata per quel poco spazio di RAM che aveva. Utilità, diciamo, in termini di produttività personale praticamente zero. Commodore 128 e Commodore 128D erano compatibili con il Commodore 64. Gli utenti home computer percepirono il Commodore 128 come un Commodore 64 super pompato nella RAM. C128 era assai più costoso di Commodore 64 e gli utenti preferirono a continuare a comprare il biscottone Commodore 64. Commodore 128D, nella mente di Commodore, avrebbe dovuto essere la versione business computing di Commodore 64. Commodore 128D aveva 128K di RAM, CPU 8502 a 2 MHz e anche uno Zilog Z80A da 4 MHz. C128D poteva processare anche CPM, ma la macchina fu un flop commerciale, perché le aziende percepirono Commodore 128D come un Commodore 64 super pompato, cioè un giocattolone inutile, senza programmi professionali. Inoltre, quando Commodore 128D entrò sul mercato, c'era già MS-DOS in vendita, con ottimi risultati commerciali a discapito del CPM.
osserviamo il manuale utente del Commodore 128 e del Commodore 128D. Ecco il manuale del Commodore 128 e del Commodore 128D. Quindi tenete presente che mentre il Commodore 128 aveva un target di utenza relativa al home computing, quindi mirava la macchina a sostituire il Commodore 64 con il doppio di RAM e avendo questa volta la compatibilità con il Commodore 64, la stessa piattaforma hardware del Commodore 128 era poi stata dotata di un CPM definendo il 128D, il Commodore 128V, che aveva un case simile a quello dell'Amiga ma con un disk drive da 5 pollici e un quarto, e sul quale la macchina avrebbe dovuto far girare anche il CPM. Quindi avrebbe dovuto essere una macchina business computing, questa invece una macchina home computing. A parte il fatto che la Commodore puntava delle sinergie tra business computing e home computing, dato che la scheda madre era la stessa, tranne che il fatto che su questa veniva aggiunto lo Zilog Z80, il manuale, come si vede, era praticamente unico e quindi già c'è da capire cosa avevano nella testa quelli della Commodore, fare un manuale unico da rifilare sia agli utenti del home computing, che avevano esigenze molto diverse dagli utenti del business computing. Quindi del business computing gli interessava il computer per fare fatture, bilanci, scrivere lettere, tenere il magazzino, fare l'elenco dei codici presenti nel magazzino, un database, elenco di prodotti, assortimento, un database di clienti e di fornitori, nomi, cognomi, indirizzi e quant'altro. Mentre per quanto riguarda gli utenti dell'home computing, oltre a imparare la programmazione del basic, gli interessava avere un minimo di produttività personale, quindi word processor, spreadsheet e database, ma con un software che era obiettivamente, o avrebbe dovuto essere, diverso da quello del business computing, dove spreadsheet, database e word processor dovevano essere i migliori o comunque i più evoluti, dato che le esigenze di un ufficio, del segmento di un ufficio, comunque del segmento business, oltre alla necessità di fare backup della contabilità e di quant'altro dei dati, erano tutte esigenze che non erano contate e contemplate dalla Commodore, che aveva mescolato su una stessa piattaforma esigenze profondamente diverse. Questi, gli utenti home computing, avevano interesse a giocare e a programmare, questi, e quindi gli interessava le capacità sonore e la risoluzione video e i colori. Qui nel business computing dei colori e del suono alle aziende non ne fregava una cippa, ma invece gli interessava la capacità di fare backup, oltre ad avere programmi professionali e collegarci stampanti, avere database, word processor e spreadsheet. Quindi andiamo a vedere cosa avevano nella testa quelli della Commodore nel formulare un unico manuale con una piattaforma che praticamente era identica all'home computing rifilata al segmento business computing, tranne per il fatto che appunto qui c'era lo Zilog Z80A. Che cosa c'era nel manuale? Andiamo a vedere. Eccola qui, introduzione, guida alla consultazione del manuale, informazioni sul Commodore 128, uso e modalità del 128, quindi programmazione basic avanzata, uso della modalità del Commodore 64, quindi la memoria, l'utilità di utilizzare in emulazione Commodore 64, oppure si poteva utilizzare questo solo per il 128D, la versione utilizzare la macchina con il CPM. E poi abbiamo un'enciclopedia basic, il 7x7.0, e poi c'è l'appendice. Ecco, ci si rende già conto da l'indice, senza stare a andare oltre, che indubbiamente la macchina e il manuale erano inadeguati, perché agli utenti del home computing del CPM poteva anche non fregare niente,
Ma diciamo, invece questo poteva essere interessante chiaramente per gli utenti in business, ma secondo me si doveva dare più spazio nella versione business a dei programmi in bundle dati con la macchina, con il C128D, in modo tale, diciamo, da fornire un manuale già che contenesse, diciamo, un integrato o comunque spreadsheet word processor database per poter, diciamo, fare fatture, bilanci, archivi, fornitori, clienti, magazzino, queste cose, perlomeno queste cose, ecco. Invece qui non c'è niente, alle aziende della programmazione Basic non fregava una cippa di cazzo il semplice fatto che magari dovevano mettere fatture o vendevano chiodi o bulloni o frigoriferi o altre cose, e quindi di conseguenza la programmazione del Basic non fregava niente. Invece questo era interesse, diciamo, di un utente home computing, quindi mescolare queste due utenze in un unico manuale già si vede che si scontenta tutte e due, perché questa parte qui non interessa all'utente del home computing, mentre per l'utente business computing interessa, diciamo, solo la parte CPM. La parte della gestione della macchina del Basic non interessa nulla. Poi si trova l'enciclopedia Basic con le funzioni Basic e variabili, che anche queste non interessavano nulla ad un operatore business a cui interessava fare fatture, lettere commerciali, archivi fornitori, bilanci e quant'altro. Qui non c'è niente, non c'è assolutamente niente, quindi tantomeno nelle appendici, e quindi è ovvio, si capisce al volo del perché le aziende piccole e medie, appena presero in mano, diciamo, le caratteristiche o anche un manuale del Commodore 128D, percepirono immediatamente il Commodore 128D come un Commodore 64 super pompato nella RAM, cioè un giocattolone con più RAM con cui fare, diciamo, processare programmi di compatibilità per il Commodore 64, che prevalentemente c'erano videogiochi, ma diciamo tutto questo alle aziende non fregava niente, e quindi si capisce il perché del flop commerciale. Già osservando questo manuale è ovvio che il Commodore 128D, per come era stato formulato e poi anche impostato il manuale di sistema del Commodore 128D, non poteva che finire male, anche perché già il CPM, diciamo, era un sistema operativo che andava declinante. Qui ci doveva essere nel manuale del 128D il CPM e non la programmazione Basic, ma un ampio spazio a programmi di produttività personale che dovevano essere stati dati in bundle con la macchina, o già scritti per il Commodore 128 oppure per il CPM, ma di certo no, alle aziende non fregava niente della programmazione Basic. Quindi sappiamo già tutto, andiamo quindi a scorrere per curiosità il resto del manuale per capire che obiettivamente il perché, in sostanza, la Commodore fece un grosso flop nel proporre una macchina che indubbiamente era inadeguata, troppo costosa per gli utenti home computing che preferivano il Commodore 64C al Commodore 128 più costoso, e alle aziende che non fregava niente perché avevano capito che il Commodore 128D era nient'altro che un Commodore 64 super pompato per avere più RAM e far girare meglio i videogiochi del Commodore 64. Di conseguenza, ecco, vediamo che cosa c'è in questo manuale, che qui si dà nelle prime parti l'infarinatura del Basic, come gestire la macchina, l'uso di matrici, la programmazione, pick e poke, le funzioni, ma tutte queste cose alle aziende non fregava niente. In sostanza, pensate a, non so, a un falegname, a un idraulico, pensate a un'azienda che, non so, che vede chiodi, bulloni, una qualsiasi altro tipo di azienda, magari che vende automobili o vestiti, ecco. Queste sono, non sono le necessità della programmazione. Il Basic non frega nulla a nessuno, ecco, alle aziende interessano le fatture, interessa il bilancio, interessano, diciamo, le note credito, interessano i massimi programmi di contabilità,
interessano scrivere ai clienti, diciamo, per farli pagare, quindi solleciti, quindi word processor, interessano le relazioni per chiudere le trimestrali o vedere comunque come si sta andando, per tenere sott'occhio il conto corrente della banca, quindi uno spreadsheet o perlomeno un programma di contabilità decente, ma ecco, dei colori, di fare dei circoli, degli sprite, del sonoro, ecco, alla gente non fregava una cippa di cazzo. Quindi è evidente che in sostanza la Commodore proprio non avevano capito assolutamente nulla delle esigenze del mercato a cui si volevano rivolgere. Quindi secondo me proprio era l'addetto, diciamo, alle vendite, il direttore marketing, che non aveva capito un cazzo delle esigenze del segmento business computing, comunque nelle dimensioni delle aziende piccole, artigianali e medie, andandoli a proporre una macchina che non aveva nessun senso. Ecco, la programmazione del suono, cioè che queste sono cose che possono interessare un hobbista, ma in un manuale che viene fornito ad un'azienda queste sono cose prive di senso. Anche uno dovesse valutare all'epoca, appunto, cosa ci si poteva fare con un computer, è ovvio che le aziende preferivano spendere un pochino di più per comprare un IBM compatibile con MS-DOS, ma su cui poi avevano programmi chiaramente specifici, anche lì delle note, uno, diciamo, cosa ne può fregare, diciamo, uno che è interessato a far fatture, non ne frega nulla, o bolle, ecco, di documenti di trasporto, note credito, tenere l'indirizzo dei fornitori e dei subfornitori da contattare, cosa c'è qui di strumenti tutto questo? Non c'è assolutamente niente. Uso del Basic, che uno si deve mettere a imparare Basic per scriversi un programma per tenere sotto controllo, diciamo, i clienti, ma questo fai dal mondo, insomma, voglio dire, le aziende si comprano gli strumenti, beni strumentali, li utilizzano e poi li ammortizzano, quindi di conseguenza anche l'unica cosa poteva interessare l'agenda era il capitolo 4, la modalità del CPM, in cui si spiega il sistema operativo del CPM, ma a parte questo, ecco, poi non c'è nessun riferimento, diciamo, alle esigenze vere, concrete del segmento business. Quindi di conseguenza, ecco, si capisce al volo il perché il fallimento del Commodore 128D. Vediamo un po' gli assunti dei comandi, andiamo oltre, tanto questo ormai si è capito che in Commodore erano veramente fuori di testa, anzi incompetenti totali, non sapevano nemmeno dove era il gabinetto per andare a pisciare, forse c'avevano il gabinetto invece che negli uffici ce l'avevano fuori, come era una volta che la gente usciva fuori di casa per andare al cesso, e quelli della Commodore uguale evidentemente, perché non hanno capito niente delle esigenze business su cui volevano proporre una macchina che non aveva niente di business computing, ma era soltanto home computing. Qui c'è l'elenco del Basic quanto del DOS, e quindi niente, non è che ci sia nient'altro.